concluso il concorso fotografico promosso dalla città metropolitana nell'ambito dei 50 anni dal ritrovamento dei bronzi di Riace, destinato ai giovani, che attraverso le loro immagini hanno raccontato la storia e le bellezze della Magna Grecia. Sul gradino più alto del podio è salita Claudia Postorino, seguita da Giuseppe Mangiola e Samuel Malara. Alla cerimonia organizzata nella Sala Perri di Palazzo Alvaro erano presenti il consigliere metropolitano delegato alla cultura Filippo Quartuccio, la responsabile del Palazzo della Cultura Crupi Anna Maria Franco e i componenti della commissione valutatrice Roberto Spinola e Massimiliano Severino. Per il consigliere delegato Filippo Quartuccio si è trattato di un momento molto intenso in cui Palazzo Alvaro ha aperto le proprie porte all'estero, alla fantasia e al talento dei giovani. La città metropolitana, ha spiegato ancora Quartuccio, nell'ambito di un progetto nuovo di comunicazione e narrazione, ha sentito la necessità di rappresentare in modo diverso il territorio. Ha proposto così un modo differente di raccontare e vivere tutto il comprensorio metropolitano, pronto ad accogliere visitatori provenienti da tutta Italia. Raccontare la Magna Grecia è il concorso fotografico che come città metropolitana di Reggio Calabria abbiamo voluto promuovere per proseguire il percorso che abbiamo avviato già all'inizio dell'anno rispetto al 50° anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace. Un concorso fotografico rivolto ai giovani fino a 25 anni che si è concluso oggi con la premiazione delle tre più belle, più interessanti, più rappresentative e fotografie che si sono appunto aggiudicate il primo, il secondo e il terzo posto a seguito di una valutazione che è stata fatta dai componenti della commissione, che ringrazio. E li ringrazio per il lavoro che hanno portato avanti, li ringrazio per l'intuizione che abbiamo avuto tutti insieme, ma soprattutto ringrazio quanti si sono voluti approcciare a questa opportunità offerta dalla città metropolitana, che sicuramente sarà il caso di ripetere anche l'anno prossimo.